Buongiorno a tutti, ciao Davide. Ciao Antonio. E benvenuti a questa nuova puntata del TG Sherwood. Vi ricordate quando Alessandro Di Battista diceva fermeremo la TAP in 15 giorni? Oppure quando Barbara Lezzi, che è l'attuale ministro del Sud, faceva campagna elettorale in Salento proprio contro questa grande opera, un'opera inutile, un'opera dannosa. Ricordiamo, si tratta del gasdotto transadriatico che partirà dall'Azerbaigian e attraverserà tutta l'Italia, in particolare la dorsale adriatica. E questi giorni è arrivata la notizia ufficiale da parte del presidente del Consiglio Conte e da parte di numerosi esponenti di governo del Movimento 5 Stelle che quest'opera sostanzialmente s'ha da fare. Il dibattito pubblico è ovviamente, come succede per altre cose, è un dibattito molto malato, si sta concentrando su numeri, su cifre, sulle penali, quindi sta di fatto rendendo economicista la questione della salute, la questione della tutela dell'ambiente. Sulla propria pagina Facebook il Movimento No TAP prova a spiegare la situazione. Innanzitutto non c'è nessuna penale, non c'è nessuna penale che deve pagare il governo italiano perché di fatto non si tratta di un trattato internazionale, ma al massimo di contratti. Per cui i costi a cui si riferisce Di Maio sono stati stimati dalla SOCAR. La SOCAR è una compagnia che fa parte del complesso di multinazionali che gestiscono il TAP, quindi è parte in causa della situazione, è un soggetto interessato. E le cifre per abbandonare il gasdotto possiamo dire che le fa TAP. Per cui la nota del Ministero a cui si riferiscono queste cifre smentisce Di Maio stesso. È arrivata la solidarietà da parte del Movimento No TAV al Movimento No TAP, quindi si sta ricompattando proprio su queste grandi contraddizioni che stanno attraversando sul tema ambientale il Movimento 5 Stelle e in generale il governo sedicente, governo del cambiamento, quindi si sta ricompattando il fronte contro le grandi opere. Ricordiamo il fatto che il 17 e il 18 novembre ci sarà in Val di Susa la seconda assemblea nazionale per costruire una mobilitazione contro le grandi opere, per la giustizia ambientale, per la giustizia climatica, che segue quella che c'è stata a Venezia alla fine di settembre. E lo scorso weekend c'è stata una mobilitazione molto partecipata e molto accesa a Melendugno, sono stati bruciati in piazza manifesti elettorali del Movimento 5 Stelle, le tessere elettorali, quindi le persone sono davvero indignate rispetto a questo voltagabbana che è stato fatto dal Movimento 5 Stelle. E la mobilitazione ha avuto toni accesi, sentiamo alcune voci dalla piazza. Vogliamo San Foga questi traditori, a San Foga! E finalmente uno di voi parla e lo fa per difendersi dall'attacco di Renzi e ai salentini traditi che dovete dare conto, perché per difendere i salentini ed il Salento che siete stati eletti. No, il governo semplicemente non ha fatto i compiti a casa e ha copiato dal compagno di banco, che in questo caso è Soga, che è scritto nelle carte. La ministra Lezzi si dovrebbe dimettere a questo punto. Ma io credo che se queste persone vogliono far vedere di avere peso nel governo dovrebbero prendere seriamente sul serio l'ipotesi di dimettersi, tutti quanti, non solo la ministra Renzi. Io sono d'accordo che 20 miliardi di penali non si possono pagare perché non esistono. Cioè, in 20 anni tutti i contenziosi che sono all'interno della carta energia a quale aderisce l'accordo IGA di TAP hanno portato in 20 anni a 3 miliardi di risarcimenti, non di penali. 3 miliardi di risarcimenti, è impossibile che TAP da sola paghi 20 miliardi. Siamo tornati in studio, continuiamo a parlare di ambiente, di grandi opere, ma ci trasferiamo in Germania. Infatti, lo scorso weekend migliaia di persone hanno manifestato contro la miniera di Hambach, un sito di estrazione di lignite davvero grande, appunto il più grande al mondo. L'iniziativa si è sviluppata all'interno della 4 giorni organizzata da Ende Gelände. E va in contraddizione con quello che la Germania ormai da anni dice di portare avanti, ossia quello del suo essere una nazione green e di avere un occhio di riguardo per quanto riguarda i temi ambientali.
Infatti, in contrapposizione a questo, invece, la miniera di Ambach e tutta la zona della Renania è una zona in cui viene sfruttata e viene abbattuta giorno dopo giorno quello che è il più grande polmone verde della Renania, ma dell'intera Germania. Cosa sta succedendo? Si continua quotidianamente a sottrarre foresta per coltivare lignite. Molti hanno deciso nell'ultimo periodo di vivere dentro la foresta proprio per cercare di difenderla dal capitalismo che ancora sta deturpando il nostro ambiente, vivendo con delle case sopra gli alberi. E proprio lo scorso settembre, il 19 settembre, nel corso di uno dei violenti sgomberi della foresta di Ambach, è morto anche Stephen, un media attivista che era lì appunto per raccontare quello che stava accadendo. La partecipazione a questi quattro giorni di mobilitazione è stata davvero oceanica. Erano migliaia le persone che hanno sfilato lungo la foresta, suddivise in cinque dita, che è un po' la peculiarità del movimento, proprio per attaccare da più punti la miniera di lignite. Questa volta, rispetto all'anno scorso, ma rispetto agli altri anni, il movimento è stato fermato immediatamente dalla polizia con lancio di lacrimogeni, idranti e con brusche cariche. Qualcuno è riuscito ad arrivare nella zona dell'escavatore, si sono arrampicati proprio su questo escavatore che è davvero enorme, circa un'ottantina di persone sono riusciti a salire in cima all'escavatore, mentre gli altri hanno provato a forzare i blocchi della polizia, sono rimasti tutti quanti compatti, quindi non c'è stata la classica azione da più punti diversi, e passando tra i campi e bloccando anche l'autostrada, sono riusciti a bloccare i binari del treno, che è appunto quel treno che collega la foresta all'escavatore, quindi fondamentalmente sono riusciti a bloccare quel sistema che trasporta la lignite dalla miniera alla centrale. Addirittura per 24 ore. Esatto, due giorni di blocco, quindi sicuramente è stata una lotta positiva, perché per bloccare per due giorni interi questo passaggio è stato un ottimo risultato. Poi sono stati sgomberati, perché ovviamente loro hanno dichiarato che non sarebbero andati via da lì, sono stati sgomberati in maniera violenta dalla polizia, però senza dubbio quello che ci riportiamo a casa anche come Climate Defense Unit, perché dall'Italia sono partiti parecchi compagni per andare a anche loro a bloccare questa miniera, è uno zaino carico di una nuova esperienza molto importante. Rimaniamo in ambito internazionale e parliamo delle elezioni in Brasile. Domenica scorsa, come tutti ormai sappiamo, ha vinto le elezioni presidenziali Jair Bolsonaro. Ma chi è questo personaggio? È un ex ufficiale che si è reso celebre nei mesi e negli anni scorsi per le sue dichiarazioni misogene, razziste, favorevoli alla dittatura militare che, ricordiamo, c'è stata in Brasile dal 1964 al 1985, e addirittura alla tortura. Bolsonaro è stato sostenuto da una parte dell'esercito, dalle chiese evangeliche, dalla parte più conservatrice della borghesia creola, soprattutto dai latifondisti dell'agrobusiness della soia, che in Brasile sono potentissimi. E la sua campagna elettorale è stata una campagna molto violenta, sono stati sdoganati i peggiori squadristi fascisti, addirittura si parla di una fascistizzazione molto pesante della società brasiliana che è avvenuta in particolare in questi ultimi mesi. Bolsonaro ha avuto anche l'appoggio internazionale da parte di Donald Trump e rientra a tutti gli effetti in quella internazionale neofascista, possiamo chiamarla così, che è stata progettata e viene costruita da Bannon. E in Brasile, come dicevamo, ha l'appoggio delle classi dominanti, e la cosa importante è che utilizza quella retorica che ci stiamo abituando a vedere e sentire anche in Italia, che è quella del cambiamento. Quindi anche il nuovo presidente del Brasile si affaccia alla scena pubblica come l'esponente del cambiamento. Quindi c'è una retorica populista, nazional populista, trasversale, che è una componente sempre più importante di questo corso storico reazionario che stiamo vivendo purtroppo in queste fasi. Comunque ci sono state
Già domenica scorsa diverse manifestazioni antifasciste, soprattutto a San Paolo, con diversi scontri, feriti e anche arresti. Continuiamo a parlare del continente latinoamericano, ci trasferiamo un po' più a nord e diamo un aggiornamento sulla carovana che abbiamo visto l'altra volta, di migranti partita dal Centro America, che ha sfondato le linee del confine messicano, e adesso 7.000 persone hanno raggiunto lo stato di Oaxaca. Ci sono però altre tre carovane, una è partita ed è al confine tra Guatemala e Messico ed è stata respinta alla frontiera messicana, tra l'altro in maniera abbastanza violenta. Un'altra carovana è appena partita da El Salvador e vedremo nei prossimi giorni di che numeri stiamo parlando e dove riuscirà ad arrivare. Sicuramente siamo di fronte a un esodo storico ed è una risposta fatta di corpi, fatta di desideri, a quei governi antidemocratici che sicuramente stanno egemonizzando in questa fase il Centro America. Sentiamo quello che ci dice Christian dell'associazione Yabasa di Besè, collaboratore di globalproject.info. Buongiorno a tutti, sembra inarrestabile il flusso di persone che dal Centro America si sta muovendo verso la frontiera con gli Stati Uniti. Attualmente le carovane in cammino sono tre. Una prima carovana è arrivata nello stato di Oaxaca ed è composta da oltre 7.000 persone. La seconda carovana, composta da oltre 2.000 migranti, proprio ieri ha attraversato a nuoto il rio Suciate, dopo che per giorni sono rimasti bloccati sul ponte e dopo anche momenti di tensione che hanno portato alla morte di un giovane migrante honduregno, colpito dai proiettili di gomma della polizia. La terza carovana è partita sabato da San Salvador, è composta da circa 400 migranti ed ora è arrivata al confine con il Guatemala. Quello che si sta muovendo dal Centro America è certamente un evento di portata storica. A fronte di governi sempre più antidemocratici che negano diritti e costringono a vivere in povertà e con la violenza sotto casa, l'unica possibilità è riappropriarsi dal basso dei diritti, come il diritto a migrare, cioè a poter vivere in pace. In questo senso vanno viste le forzature alle frontiere, la determinazione a proseguire il viaggio insieme e soprattutto senza gli aiuti istituzionali, come il piano Estás en tu casa, promosso dal presidente messicano Peña Nieto e che altro non è se non l'estremo tentativo di rallentare la carovana dei migranti e di compiacere l'alleato Trump. Oltre a questo, ciò che stupisce e colpisce maggiormente di queste carovane è il bagno di solidarietà e di sostegno da parte delle popolazioni civili e delle organizzazioni di difesa dei diritti umani, che fanno ben sperare sia per il proseguo di queste carovane sia per la costruzione di un mondo nuovo. Torniamo in studio e parliamo nuovamente di un argomento che abbiamo trattato lo scorso TG Sherwood, ma che sicuramente sarà un argomento che approfondiremo volta per volta in maniera importante, perché parliamo di abusi indivisa. In questi giorni è tornato, è balzato nuovamente agli onori della cronaca il caso di Scaroni, balzato agli onori della cronaca perché è stato riaperto il caso e quindi si arriverà probabilmente a sentenza tra pochi giorni, quindi vedremo quali saranno le novità. Il caso Scaroni è un po' un caso particolare perché, per ironia della sorte, questo incidente tra virgolette è avvenuto la sera prima della morte di Federico Aldrovandi. Scaroni è un ultras del Brescia, del gruppo Brescia 1911, e si trovava con gli altri compagni di tifoseria alla stazione di Verona. C'è stata un'aggressione davvero da macelleria messicana, così è stata definita, nei confronti di Scaroni ci sono stati 7-8 poliziotti che si sono proprio avvicinati in maniera violenta nei suoi confronti e l'hanno colpito più volte tenendo anche il manganello al contrario, tra l'altro modalità che ahimè viene utilizzata spesso. Questa aggressione è rimasta impunita in malo modo, perché comunque tutti hanno riconosciuto le colpe da parte delle forze dell'ordine, però come tanti casi in cui si parla di abusi in divisa tante sciocchezze, tante bestialità sono state dette. Per esempio, qualcuno ha dichiarato di aver visto Scaroni dare delle testate dei vagoni del treno, e comunque, come in altri casi, ci sono stati verbali truccati, carte e documenti che sono stati insabbiati, addirittura dei filmati manipolati, mentre è chiaro che lui è stato aggredito da 7-8 circa poliziotti.
Il fatto che ancora oggi in Italia non ci siano i numeri identificativi sulle divise, ovviamente lascia impuniti queste bestie, perché di questo si tratta. Dal 2005, 8 anni dopo, nel 2013, è stata anche lanciata una campagna per i numeri identificativi, che ha raccolto davvero tantissime adesioni. Rimaniamo ancora nel caso di abusi in divisa e parliamo del caso Guerra. Il 24 ottobre c'è stata un'ulteriore udienza in cui hanno partecipato sia appunto esponenti del gruppo Brescia 1911, ma anche dei compagni del centro sociale occupato Pedro di Padova. Erano presenti dei vicini di casa, c'era anche la troupe di Chi l'ha visto, che non è stata fatta intervenire, cioè loro erano lì per fare il proprio lavoro di riprendere quello che succedeva, ma i carabinieri non hanno voluto assolutamente che le loro facce finissero nel piccolo schermo. La sentenza dovrebbe arrivare entro Natale, ma ascoltiamo la sorella di Mauro, Elena Guerra, che ci dà gli ultimi aggiornamenti rispetto al caso del fratello. Buonasera. Nel servizio della settimana scorsa avete raccontato, ed avete raccontato bene, la vicenda di mio fratello, morto per mano del maresciallo Pegoraro nel 2015 durante un intervento per un illegittimo trattamento sanitario obbligatorio. Il maresciallo Pegoraro gli ha sparato e gli ha sparato da 1,5 metri di distanza. Ebbene, questo maresciallo adesso sta subendo un processo per eccesso colposo di legittima difesa, dove invece nel 2017, nell'avviso di conclusione indagine, esso era stato, per lui era stato ipotizzato il reato di omicidio volontario, cosa che noi come famiglia abbiamo sempre sostenuto e continuiamo a sostenere, perché sparare da 1,5 metri di distanza è veramente, e oltre ogni ragionevole dubbio, un omicidio volontario. Il processo per lui è partito il 21 di febbraio di quest'anno. La settimana scorsa c'è stata un'udienza in cui sono stati sentiti due carabinieri per la prima volta. Ebbene, uno di essi, che ha partecipato alle operazioni qui in casa per, ripeto, questo tentativo assolutamente illegittimo di TSO, ha fatto una deposizione a dir poco... ha mentito spudoratamente, ha smentito un testimone di parte civile, e basta documentarsi un po' e leggere i giornali per capire in che modo proprio lui ha mentito in maniera spudorata di fronte al giudice. E questo lo posso confermare io, lo può confermare la mia famiglia, perché abbiamo visto che lui parlava con i civili, ma ha smentito tutto quanto. Il secondo carabiniere è lo stesso. Lui è stato chiamato in via del tutto informale, dice, ed ha iniziato a fare dei rilievi sul campo per cercare le pallottole assieme proprio al maresciallo Pegoraro. Questa cosa è visibile nei video che sono stati filmati, tra l'altro, dagli stessi carabinieri, ma lui in modo del tutto tranquillo ha negato anche questa cosa. Ebbene, criminalizzare la vittima è un po' tipico di questi processi quando a commettere i reati sono le forze dell'ordine. Nel caso di Mauro veramente ce la stanno mettendo tutta, e noi come famiglia abbiamo estremo bisogno non di altro, ma solo del sostegno delle persone che vogliono cercare la verità. Grazie. E siamo arrivati anche quest'oggi alla fine della trasmissione. Ricordiamo un importante appuntamento, quello di sabato 10 novembre, la manifestazione contro il decreto Salvini, contro il razzismo a Roma. Si stanno mobilitando da diverse città, ci sono oltre 50 città da cui sono previste partenze organizzate e autobus. Sì, si sta muovendo davvero tanto tessuto sociale, anche tutte quelle che sono le polisportive, le squadre che fanno parte di quel mondo popolare indipendente, che quindi fa dell'antirazzismo uno dei capisaldi della propria attività, del proprio vivere quotidiano. Si stanno organizzando, si sono organizzati per partecipare in massa alla manifestazione del 10 novembre, una manifestazione contro il razzismo di questo governo, contro il decreto Salvini. Quindi vi invitiamo a consultare la pagina Facebook di Indivisibili e rimanere aggiornati anche su tutti gli eventi che ci saranno in preparazione al 10 in tante città.
Vi salutiamo, ci vediamo giovedì prossimo. Ciao. Ciao.